ragazze, ciao ragazzi, finalmente mi sono arrivati i nuovi prodotti Chiara Ferragni per Lancôme. L'anno scorso avevamo fatto il video riguardo la sua prima collection con Lancôme, vi era piaciuto tantissimo e da quando è uscita la nuova collezione mi avete inondata di richieste. Inizialmente, vi dico la verità, non volevo acquistare i prodotti perché era molto difficile, nel senso che erano in vendita solo in Italia, e poi dopo qualche giorno hanno iniziato a venderli anche online in qualche altra città europea, altre due o tre città europee, però in Olanda nei negozi non si trovano assolutamente, li ho ordinati online, ma ho avuto non poche difficoltà a farmeli arrivare, infatti ci hanno messo anche un po', però me l'avete fatto notare voi su Instagram, perché vi avevo postato lo screen, si vedevano i prezzi, mi avete fatto notare che io li ho pagati meno rispetto ai prezzi italiani. Vi metterò magari qui lo scontrino elettronico e così vedete i prezzi. Fatemi sapere se in Italia sono più bassi, perché sono molto curiosa, e soprattutto fatemi sapere se avete acquistato qualcosina di questa collezione, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto e quanto l'avete pagato. Se vi state chiedendo dove devo uscire, che ho questo vestito blu strafigo, assolutamente da nessuna parte, ragazzi, non esco di casa da 3 giorni. Volevo semplicemente indossarlo perché secondo me è super in linea con questa collezione. Tra l'altro, prima di iniziare, voglio ricordarvi di mettere like al video e di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Allora, iniziamo ragazzi, sono molto curiosa e ci tengo... Intanto leghiamo i capelli così non si sporcano mentre ci trucchiamo, e intanto ci tengo anche a specificare che non è un video sponsorizzato, non sono prodotti che ho ricevuto gratuitamente. Allora, i prodotti andremo a vederli man mano che li utilizziamo. Comunque c'è una palette con ombretti e polveri per il viso, un eyeliner, 2 rossetti, in realtà ce ne sono 3, ma quello nude era sold out ovunque, e il mascara. Non ci sono tutti i prodotti per una full face completa in questa collezione, quindi ovviamente la base e altri prodotti andremo ad utilizzarli di altri brand, ma non mi soffermerò troppo. Sto applicando il mio primer, questo è di Too Faced ed è il Primed and Poreless. Poi come fondotinta uso la Cover Boss Foundation di Wycon, colorazione è NW15. Questo fondotinta mi piace perché è full coverage, ma vedremo come si comporterà con il primer sotto. Comunque come colore, secondo me, come match, ci siamo. Correttore uso questo di Mesauda, è il Magic Wand Concealer, anche questo colorazione NW15. Vediamo com'è questo correttore, perché è la prima volta che lo utilizzo e non mi sembra male, si sfuma bene, però non ha coprenza totale. Come cipria uso questo di By Terry, è la Hyaluronic Hydra Powder, è una cipria molto sottile in polvere libera trasparente che contiene acido ialuronico, quindi idrata anche la pelle per prevenire le rughette, specialmente nella zona del contorno occhi. Utilizzare una cipria con acido ialuronico è una cosa molto intelligente da fare. Tutto il resto del viso la applico sempre con il mio pennello Fenty. Come vi dicevo nell'altro video, mi piacciono tantissimo ultimamente i pennelli di questo brand e li consiglio. Ok, direi che ci siamo, adesso possiamo iniziare con i prodotti di Chiara Ferragni, perché all'interno della nostra palette, ragazzi, soffermiamoci un secondo su questa palette. Il packaging mi piace tantissimo, mi piacciono tantissimo i glitter, mi piace tantissimo che sia un po' comunque simile come stile alla prima palette che avevano fatto, però questa è appunto un pochino più serale secondo me come prodotti. I colori di questa palette sono meravigliosi, specialmente questo blu glitterato è veramente fantastico, anche da vicino è super scintillante, ma vedremo come sarà applicato, se sarà abbastanza coprente come colore. Questo è un eyeshadow primer, ragazzi, che non sono abituata a vedere in polvere, ma so che ci sono, vedremo com'è, quindi utilizzeremo questo prima di applicare gli ombretti, e poi ci sono tutti quanti appunto gli ombretti in polvere, questo è un bronzer, ok, e questi due sono illuminanti e questo è un blush. L'unica mia perplessità adesso vedendo, visto che questo lo descrivono come un blush, e il colore è anche molto bello e si adatta un po' a tutte le carnagioni perché è di media intensità, però è un pochino piccola la cialdina per essere un blush, quindi con i pennelli da blush che sono tutti ampi è un pochino difficile andare a prelevarlo, ma faremo così, andremo ad appiattire il pennello e andiamo a prelevare il colore così. Mi rendo anche conto che cercando appunto di fare una palette con quanti più prodotti possibili all'interno
si vada magari anche a sacrificare un po' di spazio. Mi sembra quasi più un illuminante colorato più che un blush, ma in realtà non è niente male. Ovviamente sto cercando di applicare il blush un pochino più verso l'alto, perché se andiamo ad applicare il blush troppo verso il basso rischiamo di avere un po' effetto tipo invecchiato. Applichiamo il bronzer. Questo è perfettamente nei miei gusti perché è un bronzer completamente opaco e completamente freddo. Sono stati molto bravi a scegliere la tonalità perché appunto è perfetto per il contouring. Anche qua brush pennello di Fenty, che mi sta piacendo tantissimo per la terra, l'abbiamo già utilizzato assieme. Andiamo a fare un po' di contouring. Devo dire che è molto più semplice andare a prelevare la terra sicuramente rispetto al blush. Sì, devo dire che si sfuma molto molto bene, bellissimo il colore, però sicuramente potrà risultare un pochino troppo chiaro se avete la carnagione scura. Poi stessa cosa, vado anche a stenderne un po' sotto la mandibola per assottigliarla un po', un pochino di terra anche sul collo, così diamo un aspetto un pochino più vivo al mio colore cadaverico. E andiamo, come sempre, vado a stendere un po' di bronzer anche sulla punta del naso per accorciarlo e poi vado ad appiattirlo. Mi piace un sacco questo pennello proprio perché ha una linea molto più definita al centro, con cui riesco ad andare a fare il contouring al naso. Non lo faccio mai troppo perfetto, è solo per dare un po' di definizione, che altrimenti il mio naso sembra gigantesco perché è tipo un po' piatto. Non so come spiegarla bene sta cosa, però quando faccio il contouring mi dicono tutti che mi sono rifatta il naso, quindi evidentemente la differenza c'è. Pennellino piccolino, andiamo a prelevare l'illuminante. Sono entrambi molto belli e se non sbaglio sono anche parecchio simili a quelli della collezione passata. Sì, effettivamente sono molto simili a quelli dell'altra palette. Questo significa che probabilmente entreranno nella mia top 3 degli illuminanti più belli, perché io ho adorato l'illuminante dell'altra palette, lo sapete. E andiamo, allora, uno è un pochino più rosato, l'altro è un pochino più neutro come tonalità, ma noi andiamo ad utilizzare quello un pochino più neutro, che è questo al centro. Anche questo vado ad appiattirlo perché altrimenti non mi entra nella cialda. E avendo applicato già questo blush, che è talmente luminoso perché appunto è dello stesso finish degli illuminanti ma solo più scuro, mi sembra di avere tutta la guancia lucidissima. Faccio un po' fatica a restare con il pennello sulla parte dell'illuminante e non andare a toccare la parte del blush, quindi speriamo di non colorarci troppo con gli illuminanti. Quindi un pochino anche sulla punta del naso e sul naso, così, e un po' lo applico anche sull'arco di Cupido. Beh ragazzi, wow, cioè questo illuminante è fantastico, è fantastico, effetto bagnato con poche passate, super naturale, adoro. Cioè io ho adorato l'illuminante dell'altra palette e adoro questo. Poi finalmente adesso possiamo passare agli ombretti. Iniziamo quindi con questo, che loro appunto chiamano eyeshadow primer, ed è un prodotto in polvere. Sì, decisamente un prodotto in polvere, e potrebbe essere usato tranquillamente anche come illuminante. Infatti io ero convinta che questo fosse un illuminante, è molto molto luminoso e molto chiaro. Comunque andiamo ad usarlo come primer. Vado ad applicarlo direttamente con le dita, come farei appunto con un qualsiasi primer. E in realtà non mi è nuova questa tecnica di utilizzare un prodotto in polvere come primer, si è sempre fatto nel mondo del make-up. Io personalmente preferisco andare ad applicare un prodotto in crema, ma in ogni caso con il fondotinta il prodotto in crema ce l'abbiamo, quindi non voglio usare un altro primer, voglio usare solo questo della palette, così possiamo giudicare e vedere poi com'è insomma il risultato. Vado ad applicarlo
fino all'arcata sopraccigliare. E c'è un trucco che io ho visto su Chiara che voglio replicare, che è questo, dove lei praticamente ha questo blu glitterato sia sulla palpebra superiore che sulla palpebra inferiore, e poi ha un trucco un pochino che tie, che appunto va verso l'esterno, una codina più sottile verso l'esterno. Mi è piaciuto un sacco questo trucco quando l'ho visto e devo assolutamente cercare di replicare questo. Inizierei quindi con questo marroncino beigeolino che è glitterato, ma intanto ci servirà per capire un po' la scrivenza di questi ombretti. Sicuramente è un ottimo transition color perché è un pochino più scuro della mia carnagione, quindi va a definire bene, mi dà profondità. Anche qui però è un transition color per chi è chiaro come me, perché ovviamente se avete la carnagione già un pelino più scuro più scura rispetto alla mia, e su di voi questo colore non si vedrà nemmeno. Adesso ragazzi, soltanto all'interno della mia piega vado ad applicare questo marroncino opaco, che è di una bellissima tonalità, mi piace molto, senza salire troppo perché poi andiamo ad applicare l'altro marroncino un pochino più in alto, e cerchiamo già di creare un pochino di codina con il nostro marrone, così vado un pochino verso l'esterno. Non c'è neanche, devo dire, fallout sotto agli occhi, quindi ottima, ottima cosa. Adesso è arrivato il momento che vi aspettavo in questo tutorial, cioè vado ad applicare questo blu glitterato meraviglioso. Non vedevo l'ora di stendere questo prodotto, vediamo com'è, perché i prodotti, gli ombretti glitterati sono sempre molto complicati sia da fare che da utilizzare, nel senso che è difficile trovarne di... Wow, non mi aspettavo, non mi aspettavo una scrivenza del genere, ragazzi, veramente. Di solito gli ombretti glitterati sono molto poco scriventi, oppure sono molto scriventi però non ci sono glitter. Quindi andiamo a vedere com'è appunto questo, che in realtà mi sembra che conservi glitter molto bene. Sì, effettivamente ragazzi, la scrivenza una volta applicato non è, è anche un po' di fallout, non è esattamente quella che mi aspettavo, devo dire, ma oh mio Dio, c'è tantissimo tantissimo fallout, con questo tipo di colore non è esattamente l'ideale. Se vado a insistere con il colore e quindi a passarlo più e più volte, effettivamente risulta molto scrivente, e noi non ci abbiamo messo una base in crema, ragazzi, perché ovviamente con una base in crema tipo bianca sarebbe molto più scrivente, però effettivamente andando ad insistere con il colore è molto bello. Sì, effettivamente una volta che si va ad insistere con il colore è molto scrivente e si vedono molto bene anche i glitter. Unica pecca, tantissimo tantissimo fallout che penso riusciate a vedere anche in videocamera, quindi andiamo a togliere questo, però si toglie con facilità, non rimangono residui sulla guancia. Adesso sulle ciglia sotto vado ad applicare il marroncino opaco e rimango vicina all'attaccatura delle ciglia, e poi sopra vado ad applicare il nostro meraviglioso blu glitterato. Adesso vado a prendere il marroncino, però quello glitterato, e vado ad applicarlo sopra il marroncino che abbiamo applicato prima, quindi appena sopra, senza salire troppo. E adesso, visto che il suo trucco è molto più blu anche nella piega, più verso l'esterno, andiamo a riprelevare il nostro blu glitterato e andiamo appunto a creare una codina con questo. L'unica cosa che non testeremo di questa palette, ragazzi, e di questi prodotti sono i pennelli all'interno della palette, ma è più forte di me, non riesco ad usare i pennelli delle palette, ragazzi, non c'è niente da fare. Me l'aspettavo onestamente un pochino più scuro, un pochino più intenso questo blu dalle foto, ma forse lei ha utilizzato questo nero come base sotto al blu per farlo diventare più intenso, che non è male come idea.
ma io ho voluto vedere com'è il risultato di questo blu senza appunto altri colori per scurirlo, in modo che possiate vedere proprio il risultato com'è, e devo dire che è comunque un ottimo colore. Poi nel trucco lei ha anche l'illuminante qui all'interno dell'occhio, quindi andremo a fare la stessa cosa e utilizzerò questo, l'illuminante più chiaro stavolta. In realtà non so se lei, mi sta venendo il dubbio, se ha un illuminante oppure se ha quest'altro colore glitterato argentato all'interno della... cioè sull'angolo interno dell'occhio. Io andrei a provare con questo appunto, così andiamo a testarli entrambi questi colori glitterati che sono bellissimi. Un bel po' di fallout. No, wow, no, ok, si nota come ed è bellissimo. Forse sto esagerando, ma è stupendo, è stupendo. Anche l'abbinamento con questi due, che sembra grigio, ma non capisco se è anche un pochino azzurro, perché si sfuma molto bene con questo blu. E io di solito non metto mai illuminanti o comunque colori più chiari all'interno, cioè sull'angolo interno, non so, forse dovrei farlo, consigliatemi. Okay, Chiara vedo che lo fa spesso, le stanno molto molto bene. Ok ragazzi, adesso possiamo andare a sfumare il tutto. Porto il colore verso l'esterno così enfatizziamo la nostra codina, poi comunque applicheremo anche l'eyeliner. Non sfumo troppo sotto perché altrimenti con il blu mi dà effetto occhiaia in un nanosecondo. Ok ragazzi, in realtà lei non l'aveva sfumata tantissimo la codina, quindi però a me non piace se è troppo definita. E adesso andiamo a testare il nostro eyeliner, che come packaging invece si differenzia dagli altri prodotti di questa collezione perché è nero semplicissimo con il pack Lancome, c'è soltanto il nome Chiara Ferragni. Mi piace molto che sia un eyeliner a pennarello perché sono i più semplici, come sapete, da applicare. L'ho portato però anche questo un pochino verso l'esterno. Ok, ho fatto un po' di patatrac qui da questa parte, ma ho cercato di recuperare con l'eyeliner. Comunque ragazzi, adesso che cosa ci manca? Una matita nera, che in questa collezione non c'è, quindi vado a recuperare una matita nera. Vado ad utilizzare questo gel eyeliner molto sottile di Hourglass. Non ci fate caso, ma naturalmente mi lacrimeranno gli occhi perché è sempre così, infatti sta già iniziando, è sempre così quando applico la matita sulla rima interna, non c'è scampo. Adesso andiamo a testare il mascara di questa collezione, che è il Monsieur Big. Molto carino il pack anche del mascara, devo dire, blu metallizzato con l'occhio, il simbolo di Chiara Ferragni Collection. Andiamo a vedere com'è lo scovolino. Wow, mi piace molto, mi ricorda un po' lo scovolino del Better Than Sex di Too Faced, che è uno dei miei mascara preferiti di sempre, quindi dovrebbe dare molto volume. Di solito gli scovolini con questa forma appunto sono pazzeschi per dare volume. Se c'è un prodotto di Lancome su cui si può andare sempre sul sicuro sono i mascara. Lancome ha dei mascara spettacolari, non creano grumi, anche questo infatti mi piace un sacco. Scusatemi, come sempre le mie facce stranissime quando mi trucco, e cerco ancora di essere abbastanza normale, ma mi viene naturale. Ok, scusatemi ragazzi, ho cambiato videocamera che l'altra mi si è scaricata. Questa è la differenza comunque, un occhio con mascara e un occhio senza. Come vi sembra? A me piace molto questo mascara, anche se appunto sotto un po' di grumetti me li ha fatti, però il risultato mi piace molto. E facciamo anche la prova, che mi vedete, praticamente stavo cercando di vedere se alzando lo sguardo e facendo sì che le ciglia appunto toccassero l'arcata sopraccigliare, volevo vedere se il mascara mi lasciava i puntini neri, e devo dire che non mi succede nonostante io l'abbia appena applicato, cosa che adoro. La luce sta cambiando, adesso sono gialla. Adesso appunto facciamo le sopracciglia. Vado ad usare la mia matita di Diego Dalla Palma, questa è la matita sopracciglia resistente all'acqua colore 114. Questa è la colorazione perfetta, perfetta, è dello stesso identico colore delle mie sopracciglia, questa matita la adoro.
E adesso mancano solo le labbra. Io appunto ho preso 2 dei 3 rossetti della collezione. Non sono riuscita a trovare quello nude, ma ho preso quello rosso traslucido e quello rosso opaco, che deve essere appunto fantastico. E questo è il pack, ragazzi, molto carino anche il pack, tutto blu metallizzato, peccato che non sia glitterato anche il pack, tutto metallizzato comunque con appunto l'occhio, il logo. Uno è questo, che dovrebbe essere quello shiny, tipo un po' glitterato e traslucido, e l'altro invece è questo rosso opaco. Andiamo a swatcharli così vedete un attimino com'è la coprenza. No, questo è decisamente, no, è forse satinato, non è propriamente opaco. E poi abbiamo questo che invece è più traslucido, un pochino più shiny. Io vorrei andare in realtà ad applicare un rossetto nude con questo look, perché non penso che ci stia tanto bene il rosso, però visto che appunto non era disponibile, andremo a provare questo rosso shiny e vado ad applicarne giusto poco poco per dare un po' di colore, ma senza rendere le labbra troppo scure. Ok, io le vedo decisamente troppo colorate per questo trucco. Ok, ho messo un pochino di fondotinta. Adesso, ah no, andiamo ancora a fissare il trucco con il lowlighter di Urban Decay. E questo è il look finale di oggi. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. A me, devo dire, è piaciuta molto molto la palette, mi è piaciuto molto il mascara, l'eyeliner, insomma è quello classico Lancôme che è ottimo. Unica cosa, appunto, c'è tanto fallout per quanto riguarda i prodotti, e il blush secondo me è più un illuminante che un blush, però tutto sommato appunto sono ottimi prodotti, sono molto contenta di averli acquistati e li userò sicuramente non solo per questo video, ma li userò anche nella mia quotidianità. E fatemi sapere che cosa ne pensate del trucco nei commenti, fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più di questa collezione, che cosa vi è piaciuto meno, se avete in mente di acquistare qualcosina ditemi che cosa, lo sapete, leggo sempre tutti i vostri commenti e cerco di mettere cuoricino a tutti tutti tutti, così sapete che ci sono, che vi leggo, lo so che lo ripeto spesso però per me è importante. Voi vedrete questo video domani, che è venerdì, quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video sempre alle 17:30, mi raccomando, bacio grandissimo. Un abbraccio come sempre, vengo io da voi ad abbracciarvi, ragazzi, fortissimissimissimo. E a lunedì, buon weekend, ciao!